ricordiamoci che il cuore di Gesù ci ha chiamati non solo per la nostra santificazione, ma anche per quella delle altre anime. Egli vuole essere aiutato nella salvezza delle anime. Carissimi, pace e bene a tutti voi e buona giornata vissuta sotto lo sguardo di Padre Pio, sotto la sua direzione spirituale. E oggi è molto importante questa frase che Padre Pio ci consegna, questo indirizzo di vita spirituale che oggi Padre Pio ci consegna, è importantissimo sia per la vita di Padre Pio, ma anche per la nostra vita. Padre Pio dice: ricordiamoci che il cuore di Gesù ci ha chiamati non solo per la nostra santificazione, ma anche per quella delle altre anime. E qui richiama quella bellissima lettera che Padre Pio scrisse a Nina Campanile, quando lui sente nel suo cuore e con la sua vocazione. Qual è la vocazione di Padre Pio? C'è quella voce incessante che dice: santificati e santifica, santificati e santifica. Padre Pio è diventato santo, e un santo non è solamente per salvare la propria anima, per salvare il proprio cuore, no, ma un santo trascina dietro di sé tanti altri santi. È evidente questo anche nella vita di Padre Pio. Quanti dei suoi figli spirituali sono diventati santi anche canonicamente, no? Sono stati dichiarati beati, venerabili, servi di Dio. Quanti santi! Allora vedete come un santo realmente non è mai per se stesso, non è mai fine a se stesso, non ha come finalità solo la santificazione personale, ma un santo attira sempre altri santi. Perché? Perché un santo realmente è uno sprazzo di luce di Dio gettata nel buio del mondo, no? E quindi tutti gli uomini, quando vedono un po' di luce nel buio, la circondano, vanno appresso a questa luce. E così è per i santi. Se c'è un santo, se c'è un'anima buona, se c'è realmente un'anima che segue Gesù, e noi ce ne accorgiamo e seguiamo quella persona. Questo accade comunemente con tanti sacerdoti, no? Quando c'è un sacerdote buono, quando c'è un sacerdote che prega, quando c'è un sacerdote santo, e noi lo seguiamo e andiamo da lui, partecipiamo alla sua messa, ci andiamo a confessare da lui. Mentre quando c'è ogni tanto qualche sacerdote, ecco, che non tanto ci piace, cerchiamo di evitarlo, no? Questa è la nostra realtà, la nostra fragilità umana, no? E perché abbiamo bisogno dei santi? Perché abbiamo bisogno dei santi? Perché un santo, una persona santa, un sacerdote santo, un papa santo, una mamma santa, ecco, una persona che fa bene il proprio dovere, richiama gli altri a fare bene il proprio dovere. Diceva San Giovanni Paolo II, un altro grande santo, un'altra grande luce nel nostro tempo, diceva che il santo ha due compiti nei nostri riguardi. Il primo è quello di farci vergognare, ecco perché ancora noi non raggiungiamo questa vetta della santità e non corrispondiamo, ecco, ai disegni di Dio sulla nostra vita. Invece il secondo punto di riferimento del santo è che loro sono nostri modelli. Se da una parte, ecco, servono a rimproverarci un po', dall'altra parte servono ad incoraggiarci, no? Ad incoraggiarci, a stimolarci a diventare anche noi santi. E così, fratelli miei, il mondo ha bisogno di santi. Diventiamo santi, perché sono i santi che fanno migliori la nostra vita, la nostra società, le nostre famiglie. Non ci servono i dotti per migliorare il mondo. Il mondo oggi, in questo nostro contesto così difficile, ha bisogno di persone sante. Allora, guidati dall'esempio di Padre Pio, anche noi certamente possiamo e dobbiamo diventare santi. Con questo augurio, ecco, vi saluto e vi auguro una buona e santa giornata.